Assessore, si parla di lavori pubblici, ovviamente le faccio rivedere un po' la notizia, anche se c'entra poco, un po' sicuramente con le condizioni delle strade, ma diciamo che è un po' più di mancata disciplina da parte degli automobilisti, ossia gli incidenti stradali, allarme dalla Dispoli, segnaletica sbiadita, alta velocità e distrazione. Io le faccio vedere questo titolo perché in realtà alcuni cittadini hanno chiesto più illuminazione pubblica. Ci sono ancora dei posti dove intervenire, oltre a quelli dove già siete intervenuti come amministrazione comunale? Sì, beh, sicuramente dobbiamo fare ancora tanto sull'illuminazione, infatti siamo intervenuti in maniera, seppur marginale, insomma, in alcune aree di campagna, quelle di zona di Torre Flavia e Monteroni, in cui abbiamo, ripristinato alcuni lampioni autoalimentati, cioè quelli che sopra hanno il pannello fotovoltaico, per capirci, perché in alcuni punti, non essendoci la linea elettrica, non essendoci l'impianto, è più semplice installare questa tipologia di impianti. Però stiamo lavorando ad un nuovo progetto che avevamo già iniziato nella vecchia legislatura, ma che stiamo portando avanti perché, come sai, insomma, è difficile portare avanti tutto contemporaneamente, che consentirà un rinnovo di tutta l'illuminazione pubblica e anche il potenziamento laddove risulta carente o addirittura mancante. Tipo zona Paolo Laziale potrebbe essere una delle vie interessate? Tutto il territorio comunale sarà interessato da questo progetto perché comunque sarà, un investimento importante che consentirà anche di risparmiare a livello di consumi, quindi anche di costi delle bollette, che oggi è più che mai attuale questo tema. Io ancora non l'ho ricevuta, non voglio riceverla la prossima bolletta e ho tantissima paura, soprattutto per quella del gas, le dico la verità. Ma tornando a lavori pubblici, ovviamente lavori pubblici, il suo assessorato è un po' vasto, si parla di illuminazione, però si parla anche di strade. La Dispoli ha tantissime strade, sia al centro che in periferia, molte sono state rifatte durante la passata amministrazione. Si procederà in questo senso per mettere a posto anche quei quartieri dove non si è intervenuti? Sì, certo, quello è l'impegno che abbiamo preso in campagna elettorale, ma come abbiamo sempre fatto, insomma, non raccontiamo solamente promesse, ma ci piace far vedere i fatti e sicuramente lavoreremo anche su questo. In questo momento ci siamo concentrati per lo più sull'attuazione di alcuni finanziamenti e contributi che il Comune aveva ottenuto, però prossimamente vedremo di nuovo le macchine per il rifacimento della pavimentazione stradale. Ecco, tra queste c'è anche la parte terminale di Viale Mediterraneo. Molti Eh cittadini si sì. sono un po' lamentati che quella zona si è rifatta un po' di Viale Mediterraneo, però l'ultima parte è rimasta un po' così. Sì, sicuramente, la Mediterranea è un po' un'autostrada cittadina, un po' come la via Eh sì. Roma, insomma, il fatto che abbia due corsie è molto larga, quindi l'investimento è importante. L'ultima volta non avevamo abbastanza fondi per poterla ripavimentare totalmente, quindi abbiamo deciso di intervenire prima sulla parte più critica. Comunque sì, continueremo anche via Mediterraneo. Ultima battuta, adesso che si parla tantissimo di monopattini, avevamo parlato di questo argomento con il delegato Perretta di monopattini e biciclette, soprattutto dal lockdown con gli incentivi sui monopattini ne vediamo sfrecciare tantissimi in città, è vero che servirebbe un po' una regolamentazione sul codice stradale, però si torna a parlare ancora una volta di piste ciclabili. Io ricordo un progetto che avrebbe dovuto unire la stazione un po' fino a Torre Flavia. A che punto è? E questo infatti è uno di quei contributi che stiamo attuando, infatti abbiamo pubblicato una gara e in questi giorni stanno partecipando i vari operatori economici. Dopodiché, una volta aggiudicata, anche lì vedremo finalmente il cantiere in corso, insomma, ci teniamo molto e abbiamo anche ottenuto un finanziamento della Regione Lazio per quanto riguarda il bike sharing, quindi si andrà a sposare con quest'altro contributo, perché puntiamo sulla mobilità sostenibile quando abbiamo un paese che morfologicamente si presta, perché fondamentalmente la Dispoli è pianeggiante, è richiesta a gran voce questo tipo di mobilità,
Quindi oggi diciamo la bicicletta si usa, però magari in alcuni punti non si è molto sicuri perché comunque non c'è una pista dedicata. In questo modo riusciremo a collegare punti salienti e poi, perché no, la potremmo sviluppare anche nelle altre aree. Insomma, questo è solamente un punto di partenza. Beh, sarebbe bellissimo poter girare tranquillamente per tutta la Dispoli, da Torre Flavia fino addirittura a Marina di San Nicola, senza la paura delle macchine, anche se in realtà poi subentra anche un'altra paura, la macchina ha paura della bicicletta o il pedone paura della bici, Ma perché se, come dici lei, certo. in alcuni punti, non essendoci ovviamente delle ciclabili o una strada, una carreggiata così larga da consentire un doppio passaggio, poi si rischia l'incidente con queste bici che vanno contromano piuttosto che sui marciapiedi a discapito dei pedoni, spesso Per quello sì anche bambini. che dobbiamo appunto eliminare la promiscuità proprio per evitare il più possibile questi piccoli incidenti, questi diciamo anche diciamo sono cose anche fastidiose, insomma, magari uno passeggia con una carrozzina, adesso io mi sento tirata in ballo e Chiamate in magari causa. ti sfreccia, no, un monopattino piuttosto che una bici in un, po', cioè, un luogo dove non è consono, insomma. E a proposito di carrozzine, assessore, i marciapiedi? Anche quelli insieme alle strade saranno oggetto di un grande, diciamo, progetto di riqualificazione a cui il comune sta lavorando. Purtroppo, come ben sappiamo, o magari lo ricordiamo anche a chi ci sta seguendo, il comune di Ladispoli ha pochissimo personale, quindi nonostante questo riusciamo a fare tanto grazie allo sforzo di tutti gli uffici che lavorano per la città, perché poi lo fanno anche con un senso del dovere, perché tante persone magari ci abitano anche, quindi sentono ancora di più questa spinta a voler fare. Però obiettivamente, essendo in pochi, dobbiamo sempre mettere in fila i progetti e dare delle scadenze mano a mano, perché mettere tante cose tutte contemporaneamente significherebbe poi non portarle a termine. Quindi abbiamo deciso di lavorare in questa maniera. Proprio perché avendo poche risorse umane dobbiamo ottimizzare il più possibile. Più che altro poi magari mettendo troppe cose in cantiere si rischia di iniziarle tutte e non finirne nessuna. Anche perché poi vanno seguite in una certa maniera, vanno rendicontate, specialmente i fondi del PNRR, per esempio, hanno tutta una rendicontazione diversa rispetto alle opere, tra virgolette, ordinarie. Quindi c'è bisogno anche qui anche di formazione, quindi anche di capire bene come funzionano, perché è una novità a tutti gli effetti. È un momento di grande lavoro, magari potremmo pensare che non si vede molto all'esterno, però si sta lavorando molto negli uffici appunto, per portare avanti questi progetti. No, e infatti queste interviste servono anche per cercare di far capire ai cittadini, perché magari, ecco, non Certo. entrando, non riuscendo comunque sia ad entrare all'interno degli uffici o a vedere che cosa si fa quotidianamente, magari pensano che non si faccia nulla. Invece ogni tanto cercare di spiegare, ecco, all'esterno, sì, il lavoro c'è, però prima di arrivare a rifare la strada c'è tutto un iter che va seguito. Sono tutti questi passaggi, ecco, un po' farraginosi per il cittadino. Ogni tanto noi li spieghiamo, così almeno anche i cittadini hanno un po' contezza di dove si è arrivati con dei determinati progetti. E allora Certo, magari qualcosa la vedremo entro il 2023. assolutamente sì, per forza. Sì. Stiamo lavorando su diversi fronti, dicevo, l'illuminazione, la mobilità soft, chiamiamola così, diciamo, stiamo lavorando anche sui corsi d'acqua, sulla mitigazione del rischio idrogeologico dei fossi, diciamo, chiamiamoli dei fossi, insomma, che stanno in città, anche lì abbiamo una gara in corso, quindi ne vedremo di cantieri. Grazie.